introdurre un po' la figura scientifica e umana di Alan Turing. Alan Turing è nato il 23 giugno 1912 a Londra, quindi quest'anno si festeggia il centenario della sua nascita. Come qualcuno di voi saprà, è un famoso matematico inglese, inventore del computer così come noi ora modernamente lo concepiamo. È stato, oltre che un grandissimo matematico, anche un grandissimo crittografo. E io infatti, durante la Seconda Guerra Mondiale, riuscì a decifrare il codice Enigma, che era un codice militare di comunicazione tedesco, e permise di avere alle armate inglesi numerosissimi vantaggi durante la guerra. Per molti di questi lavori, nel 1999, fu inserito tra i 20 più grandi pensatori del XX secolo dalla rivista Time Magazine, quando, diciamo, nel periodo in cui lui ha vissuto e esercitato la sua carriera scientifica, non gli veniva riconosciuta un ruolo così tanto importante. Alan Turing era dichiaratamente omosessuale, per questo nel 1952 fu arrestato. 2 anni dopo si suicidò con una mela avvelenata al cianuro, dopo che una cura molto forte a base di estrogeni, che doveva agire come una castrazione chimica, gli fece perdere totalmente la sua sessualità, oltre a molte delle sue facoltà mentali, diventò quasi pazzo. Un po' per caso, un po' volutamente, il 7 giugno di 58 anni fa, nel 1954, Alan Turing si suicidava. Uno scienziato omosessuale moriva vittima dell'omofobia di Stato. Vediamo chi era Alan Turing dal punto di vista della scienza. Egli studiò principalmente a Cambridge, quindi in Inghilterra, e a Princeton per qualche anno con la sua tesi. Quello che ci ha colpito di più, a parte la genialità del suo lavoro scientifico, è come il suo approccio ai problemi scientifici a cui si avvicinò si è influenzato enormemente dal suo carattere. Egli infatti esercitava la sua libertà di pensiero sia nell'approccio alla sua omosessualità, e infatti la accettava come una cosa molto naturale, non si vergognava di dichiararla e non si è mai vergognato di dichiararla sia ai suoi colleghi, sia alla sua famiglia e sia a tutte le persone a cui gli capitava di dichiararlo come una cosa naturale e normalissima. Oltre a questo, la sua tendenza ad avere diciamo, a ragionare logicamente davanti a tutti i problemi a cui si approcciava gli permise di risolvere in maniera geniale e rivoluzionaria alcuni dei problemi fondamentali della logica matematica del periodo. Il suo contributo ha rivoluzionato il ruolo della matematica nella nostra vita. Egli infatti nel 1936 pubblicò un articolo a soli 23 anni, fu la sua tesi di laurea, con cui dimostrò che uno dei più grandi problemi ancora insoluti della logica matematica, ovvero il problema di decisione, dimostrò che era davvero insolubile. Dimostrò questo con un linguaggio non propriamente matematico. Egli infatti introdusse l'idea di macchina universale, che poi, come ci spiegherà in seguito Rob, per la sua importanza prende il nome di macchina universale di Turing. Nella dimostrazione inizialmente però questa macchina è semplicemente uno strumento concettuale che gli permette di dimostrare in maniera molto più chiara, e quindi è funzionale alla sua idea di dimostrazione di questo teorema. Nonostante questo, quindi nonostante Alan Turing non abbia assolutamente pensato che questa idea potesse essere realizzata materialmente e tecnologicamente, l'articolo contiene tutti gli elementi fondamentali per diciamo, la costruzione poi materiale, anche la teorizzazione e la progettazione del computer moderno, così come ora lo concepiamo. Chiedo a Roberto di spiegarci in poche parole l'importanza del concetto di macchina universale. Allora, spiegare in poche parole cos'è una macchina universale è forse una cosa troppo banale da dire. Macchine universali sono quelle che abbiamo sulle nostre scrivanie, nelle nostre task. Sono macchine universali di Turing, quelle che usiamo per fare le chiamate, le videochiamate ormai. Diciamo che le macchine utilizzate come calcolatori già dall'Ottocento
avevano il solo scopo di portare avanti un compito, in senso prendevano dei dati in input e tramite un algoritmo che era fissato dalla fabbrica portavano degli output fissi. Questa è una macchina di Turing. La grossissima innovazione fatta da Turing è quella che ha portato queste macchine a essere personalizzabili. Personalizzabili dall'utente stesso che chiede gli output. Quindi, per farla un po' semplice, se prima per avere una macchina potente dovevamo spendere molti soldi, ma comunque la stessa macchina poteva farci soltanto lo stesso calcolo, ora, dopo la scoperta teorica di Turing, dopo l'applicazione di questa scoperta utilizzando varie tecnologie che già esistevano nel 1800 ma che non furono mai applicate già, si è arrivati a creare una macchina che potesse svolgere tutti i compiti di calcolo di tutti gli altri tipi di macchina. Quindi, per esempio, una cosa che si potrebbe pensare, che è quello che si pensava anche alla fine dell'Ottocento, è che una macchina per fare questo dovrebbe essere una macchina infinita, infinitamente grande, perché se per ogni calcolo abbiamo bisogno di una macchina, quanti calcoli abbiamo? Infiniti calcoli. Turing dimostra invece che basta una certa architettura della macchina, un certo modo di costruire la macchina per poi poterle dire che calcolo vogliamo fare. Quindi una macchina che, oltre agli input da elaborare, vuole anche degli input di un comando e che poi ci dà i suoi output. Ora, a noi sembra una cosa stupida, ormai abbiamo i forni con Android, i processori con 8 chip all'interno che ci permettono di fare calcoli enormi a casa nostra. I nostri cellulari sono di ultima generazione. Tutto questo è nato grazie a Turing. E soltanto le scoperte tecnologiche che poi hanno reso questi oggetti piccoli più performanti, quindi con un consumo di energia minore, con tempi di elaborazione minore, sono soltanto degli sviluppi tecnologici, in senso che la rivoluzione concettuale è stata di Alan Turing. Quindi ora, se qualcuno di voi è iscritto in IT, cioè Information Technology, oppure in un corso di laurea informatica, una delle prime cose che si dicono quando si parla di un computer è: questa è la macchina universale di Turing. Quindi grazie Alan Turing. Ovviamente io mi sono lasciato andare. Abbiamo qua un matematico logico che lavora all'Università di Cambridge, e poi potrei tanto dire che lavora alla calibrazione di un telescopio che avrà mandato in orbita per la European Space Agency in pochi mesi. Io ora vorrei chiedergli quanto, per lui che ha studiato questa cosa e quindi che conosce proprio il ramo della matematica logica, quanto è stato fondamentale il contributo di Alan Turing nello sviluppo successivo della matematica, non della tecnologia ovviamente. Quindi faremo parlare ora Greg Holland. Ok, ovviamente Greg è inglese, quindi abbiamo tra di noi Roberta che trasformerà tutto quello che dice Greg in italiano, quindi giusto per aiutarci. Scoperta di Alan Turing è stato il cambiamento di idea riguardo appunto il modo in cui noi concepiamo le macchine e i calcolatori. E lui non la pensò in maniera in un senso logico-matematico, ma in un senso più realistico. E in questo modo si possono, diciamo, racchiudere i propri pensieri all'interno di una macchina. Think of
Rob just mentioned, a machine which can do any possible thought that you could have within a single machine. Quindi si può avere anche una macchina che possa produrre molti pensieri, come appunto ha detto Rob. And this allows you to take something that's a very abstract mathematical concept and make it into something that you can have in the real world. Quindi quello che può essere un pensiero apparentemente astratto può essere reso concreto nel mondo reale. Historically, a machine was thought of as something which was designed for a single specific purpose. So you would construct that machine and then it would do the same thing over and over again. Quindi storicamente una macchina è stata concepita per creare, diciamo, soltanto per un unico scopo e quindi ripetere sempre lo stesso scopo più volte. Turing's key insight was that there's no real distinction between the data that the machine operates on and the instructions to the machine. So you can build a machine and then you can tell it what to do, and that could be something entirely new. Invece Turing pensò appunto di poter aggiungere più dati alla stessa macchina in modo che questa macchina potesse fare più operazioni. And I think at the moment we tend to think of these ideas as obvious because we've been exposed to them for our whole lives, and I don't think that Turing gets enough credit for the insight that he had. A noi tutto ciò può sembrare molto normale perché comunque viviamo in una realtà molto più moderna, però Turing ancora non aveva questa concezione. So. Tutto qui.